inseriamo nome, utente e password. Nome utente e password sbagliate. Ma perché non mi dici cosa ho sbagliato sul nome utente e la password? Beh, non può dirtelo, perché se no non sarebbe sicuro il sito. In che senso? Beh, parliamo di login. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo di login e sicurezza. Nella nostra testa, quando pensiamo a login, pensiamo a un nome utente e password. E di solito, nella maggior parte dei casi, funziona così. Ma cosa ci sta dietro? Di solito hai un database con una tabella delle anagrafiche e hai il nome utente e la password memorizzata nella stessa riga. È tipo una gigantesca tabella Excel consultabile simultaneamente da tutti, no? Informatici all'ascolto, lo so che state morendo dentro, ma è tanto per capirci. Quindi hai nome utente e a fianco la password. Solitamente la password non viene memorizzata in chiaro, ma viene memorizzata criptata. Questo perché? Perché se ti rubano la tabella di anagrafiche, almeno non riescono a capire la password e un pochino ti salvi. Cosa succede? Tu inserisci il nome utente, inserisci la password, vengono passati di là e il programma cerca nome utente con quella password criptata. Se trova una corrispondenza, ti fa entrare. Se non trova una corrispondenza, ti dice nome utente o password sbagliati. E tu, quindi, potresti dirmi... Ma non so se è nome utente o password che ho sbagliato. Rivelare questo, però, implicherebbe esporsi da un punto di vista di sicurezza. Facciamo un esempio. C'è una mail, br1@gmail.com. Tu provi ad accedere a Facebook e Facebook ti dice nome utente errato. Tu sai quindi che un utente con quella mail non c'è. Se tu invece ricevi come messaggio di errore password sbagliata, tu sai che quella riga nella tabella delle anagrafiche nel super excellone incredibile è presente. Hai solo sbagliato la password, quindi puoi continuare a insistere finché non la becchi. E quindi sai che br1@gmail.com è già un account su Facebook. Quindi è meglio non specificare se è il nome utente o la password quelli che hai sbagliato. Sorvoliamo sulla questione di come viene memorizzata una password. Ci ho già fatto una puntata, ma comunque... banalmente non viene memorizzata la password criptata e basta, ma ci aggiungono qualche altro dato. In ogni caso, questo è il login a un fattore, quello che ormai nessuno vuole usare più. Adesso utilizzano tutti o un autenticatore o un SMS, ma le ultime norme di sicurezza lo deprecano per un semplice motivo. Molti servizi di telefonia utilizzano ancora il protocollo SS7, che comunica in chiaro, e quindi se tu riesci a avere il nome utente del tizio, avere la password del tizio, sniffare il suo telefono, puoi entrare nel suo sito. Dove vuoi entrare? Infatti, l'altra opzione è un authenticator, un'applicazione di terze parti che attiva una notifica. E il sito ti fa entrare perché la notifica è quello che sostituisce l'SMS. È una sicurezza in più che sei tu davanti allo schermo. Perché se ti rubano il telefono, anche quello è un problema. Diciamo che la sicurezza a due fattori aggiunge un livello di complessità e quindi ti fa dire sono ragionevolmente sicuro che quello dall'altra parte, se supera questi due passaggi, sia il tizio che sto cercando. Ovviamente poi dipende dal livello di sicurezza che vuoi implementare, perché magari hai bisogno di tre fattori: l'impronta digitale, la conferma sul telefono e la password. Però un login deve essere il più sicuro possibile, pur mantenendo una semplicità di utilizzo. Non puoi avere un login iper complesso per un servizio che devono usare tutti. E come in legge, tu devi pensare al caso più estremo. Chi può usare questo prodotto? Un'anziana di 70 anni che vuole prenotare il biglietto. Ha senso fare come fanno alcune istituzioni, dove ti arriva un SMS con un codice che ha 12 caratteri da inserire entro un lasso di tempo nell'applicazione, che se tu lo inserisci poi arrivi a un ulteriore passaggio, ti reindirizza a un altro servizio di login in cui devi inserire i 12 caratteri che avevi inserito prima, poi aggiungere un'altra password che ti è arrivata su un altro dispositivo e poi entrare ancora in altri posti incredibili, pazzeschi, e inserire l'impronta digitale? Cioè, è una roba che veramente non sta né in cielo né in terra, eppure molti
molti login hanno ancora questo scoglio da superare. Essere semplici ma sicuri. Ed è per questo che si sta cercando nel tempo di abolire il concetto di password. Si sta cercando di evitare di usarle il più possibile sostituendole con il concetto di token. È quello che dicevo prima sui telefoni. Tu accedi una volta sola col telefono, il telefono o il device che sia ti viene autenticato e ogni volta che devi riaccedere utilizzi il primo dispositivo come autenticatore. Magari ti arriva una notifica, devi scannerizzare un codice QR, ma tu la password non la sai e a un certo punto può non interessarti saperla. Cioè, per esempio, Telegram adesso non puoi più usare gli SMS per connetterti a un nuovo dispositivo, devi usarne uno vecchio. Il primo ovviamente utilizza gli SMS, ma gli altri utilizzano la chat di Telegram interna, in modo tale da non passare dagli SMS, fare tutto interno e rimanere sicuri, o comunque ragionevolmente sicuri. Perché poi è tutta lì la questione, niente sarà mai sicuro al 100%, non puoi sapere se il prodotto che stai creando, il login che stai implementando sarà sicuro al 100%. Puoi supporlo, puoi dare il tuo massimo sforzo, il tuo massimo impegno affinché lo sia, ma la certezza matematica non la hai. Però metti tanti filtri in più in modo tale che sei più sicuro che sia meno vulnerabile. E considerate che il login è letteralmente una delle cose più difficili da pensare, anche perché questo è l'enorme problema della programmazione. Il computer nasce fidandosi. Se io ti dico che sono Bruno Bianchi, tu devi assumere che io stia dicendo la verità. E quindi, come fai ad assumerlo? Hai bisogno di prove tangibili che io sia veramente Bruno Bianchi. Il cognome da nubile di mia nonna, o che ne so, il mio codice conto corrente, la mia tessera sanitaria, ovunque tu sia, hai bisogno di una prova che io dica la verità. Questo succede anche tra i computer, eh? Come faccio a sapere che tu sia Google? Perché hai il lucchetto in alto a sinistra. Ogni cosa ha bisogno di essere autenticata. Per Google il lucchetto funge da certezza che sia veramente Google dall'altra parte, perché il lucchetto sta a significare che ci sono state una sequela di procedure di autenticazione da parte anche di un ente terzo che certifica che Google sia veramente Google, pim pum pa, roba tecnica, non vi interessa. Comunque vi basti sapere che il lucchetto certifica che quello con cui state parlando è chi dice di essere. Anche voi dovete dare prova che siete chi dite di essere. Questo però ogni software lo fa a modo suo, chi mandandoti ogni volta che loghi una mail, chi certificando l'indirizzo IP che sei sempre tu e se lo cambi non va bene, tipo Disney Plus che per essere sicuro che tu sia tu memorizza il device e da lì non ti sposti, devi chiamare l'assistenza per spostarti, che sbatti, meglio Netflix, però Netflix d'altra parte sta riscontrando problemoni enormi, tipo gente che condivide account in mille e mille posti diversi. Se dovessi tipo verificarlo con una notifica sul telefono, ecco, magari non avresti gente che guarda Elite 4. Vi prego, non guardate Elite 4, dai. È una serie vuota, è solo carnale. Ok, ve la sto vendendo troppo bene. Comunque, va bene, al netto dei miei sproloqui sulle serie TV, io mi fermo qui nel parlare di login e sicurezza. Se aveste delle domande, delle curiosità o degli appunti da farmi in merito, non esitate a farli qui sotto nei commenti. Sarò molto felice di leggere roba e magari si apre una discussione interessante sulla sicurezza e il login, che forse è meglio solo l'impronta digitale da fare contro lo schermo. Visto che sei arrivato fin qui, io ti ringrazio davvero di avermi ascoltato, di avermi seguito. Se questa puntata ti è piaciuta, io ti invito a mettere mi piace su YouTube, condividerla con i tuoi amici che odiano inserire il utente password e iscriverti al mio canale se sei interessato, o se mi ascolti in modalità audio, seguirmi sulla piattaforma di podcasting sulla quale mi stai ascoltando. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.